Eccoci qua, con la quarta uscita delle storie in miniatura, i classici di sempre, nel palmo della tua mano. Quarta uscita di questa grande o soprattutto mini collezione distribuita, vi ricordo, da Hachette, e in questo quarto numero, come ce l'avevano bene o male annunciato 14 giorni fa con la terza uscita con il libro della giungla, abbiamo il classico Disney Bambi. Packaging molto molto ridual, proprio il minimo 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 indispensabile, tanto che hanno anche assemblato custodia e libro insieme per ridurre ancora meno i volumi. Di novità non c'è niente di eclatante per quanto riguarda il davanti. Andiamo a vedere il dietro, che anche il dietro, bene o male, novità non ce ne sono, solamente l'annuncio del quinto numero che arriverà tra 14 giorni in edicola, sempre a 5,99 euro, che resta bene o male il prezzo ormai fisso di questa collezione, che vi ricordo che è composta di 80 uscite tra classici Disney e Pixar. Biancaneve, quinta uscita Biancaneve, quindi andiamo con il primo in ordine cronologico di classici uscite del film Disney, quindi Biancaneve. La cosa interessante è che viene chiamato Biancaneve e non Biancaneve e i sette nani. Se questo vi fa capire il dubbio, vi ricordo che potete andare a trovare sul canale i video per classico su classico fatti da me e dal buon Nunziante Valaroso, che vi riveliamo anche le varie magagne che sono uscite nel tempo dei veri classici Disney. Detto questo, io direi che possiamo andare ad aprire proprio velocemente, quindi facciamo veramente così, opla, ormai veramente il packaging è minimal e voilà, abbiamo il quarto libro. Custodia come sempre in cartone con le decorazioni in oro, o meglio finto oro, che richiama l'oro. Bellissima anche questa immagine di Bambi e anche la costina di Bambi che ci sta tutta, e poi magari li mettiamo insieme anche agli altri e vediamo che figura fa. Andiamo a estrarre il libriscino, tra l'altro. Il segnalibro fa molto bene anche per estrarre il libro. Eccolo qua. Qua abbiamo veramente bellissimo anche l'effetto della copertina rigida, ve lo ricordo. Il verde ci sta tutto con i colori del classico Disney e naturalmente il logo di Bambi, che è lo stesso che di qua, e soprattutto copertina e libro fanno sempre una buona combinazione di colori. Allora, andiamo a vedere questo quarto libro. Vediamo Bambi. E vi ricordo che non ha chissà che, e soprattutto le scritte non sono tante, quindi funziona benissimo anche per la vera lettura del libricino, quindi non è, oltre ad essere una collezione da tenere nelle nostre case, ma veramente molto molto carino. Le immagini sono veramente belle, stampate sempre a meraviglia. Abbiamo il nostro Bambi, perché magari tanti non sanno che è un maschietto, e quindi tamburino, bellissima anche l'immagine di tamburino. Andiamo avanti. Naturalmente la storia del classico non ve la spoilerò per chi non l'avesse visto o chi vorrebbe recuperarla. Qua abbiamo ancora le scritte, vediamo se c'è qualche altra bella stampina. Tamburino con le altre conigliette, molto molto belle. E qua ci sono tante parole, o meglio ci sono tante parole in confronto degli altri libricini, quindi se
funziona anche questo, le stampe sono veramente meravigliose. Anche questa, sempre con tamburina, molto molto bella. Vi ricordo anche che sono molto fatti bene, sono rilegati molto bene, non sono classici incollati o spillati, sono effettivamente rilegati, quindi è tutti gli effetti un libro mignon, ma è tutti gli effetti un libro al 102%. Bellissimo, stampe veramente fatte bene. So che mi ripeto, ma veramente vale la pena. Qua potete vedere anche i colori, sono, non rendono magari dal video, però sono fatti molto bene. Sono curioso, dovrei controllare se ogni libricino ha il stesso numero di pagine. Perché qua sotto, ad esempio, abbiamo la 130, sarebbe da vedere se non è un problema, però se ogni libricino ha lo stesso numero di pagine. Diciamo che lo spessore di ogni libro è uguale, quindi a vista dovrebbero essere le stesse. Siamo a 188, 192, facciamo questo controllo, quindi abbiamo 191, che è l'ultima pagina perlomeno numerata, poi ci sono i crediti di questa bellissima opera, e direi che per questo quinto numero merita tutto a tondo. Andiamo a recuperare gli altri tre numeri, eccoci qua. Quindi abbiamo la prima uscita che era il Re Leone, seconda uscita che era Cenerentola e la terza uscita che era quella di 14 giorni fa, il libro della giungla. Bambi, lo mettiamo al suo posto dentro alla custodia, così, e così abbiamo, voilà, i quattro numeri insieme. Andiamo a vedere quello che vi dicevo prima. Se hanno le stesse numero di pagine, vediamo un attimo il libro della giungla, se siamo uguali, 191 anche qua, è il stesso numero di pagina, quindi molta, molto molto interessante questa cosa di tenere le stesse pagine. Magari potevano fare una pagina in meno due, però hanno mantenuto la coerenza per almeno queste quattro uscite. Anche qua 190 e 191 per Cenerentola, e sicuramente anche per il Re Leone dovremmo avere la 191esima pagina, che non è numerata, ma se la matematica non è opinione, quindi 189 qua, 190 e 191. Quindi sono tutti con lo stesso numero di pagine. Sono delle, chiamiamole, pignolerie, ma sono le cose che fanno splendere questa opera, è proprio il dettaglio di come viene fatto. Tra l'altro, ogni numero ha il personaggio con un riquadro totalmente diverso. Andiamo a fare un giro posteriore, vediamo come sono insieme. Anche qua la copertina del logo viene richiamata anche nel retro del cartonato, quindi ci sta tutta. Vediamo le costine, che sono la cosa più bella di questa opera, soprattutto quando sono tutte insieme. Mettiamole così, anzi facciamo una cosa ancora da pignoli, mettiamole in ordine di uscita di classico, che dovrebbe essere così, se non ricordo male. Bambi, libro della giungla e Cenerentola, Re Leone. Ho un dubbio tra il libro della giungla e Cenerentola, ma andrò a vedere sulla lista se è uscito prima il libro della giungla o Cenerentola. Io parlo di uscita di classico, non di opera. Io ho avuto il difetto qua del libro della giungla, purtroppo del cartonato, ma è abbastanza passabile. E anche da questa costina qua vediamo che il Re Leone, Cenerentola, il libro della giungla e Bambi, a
tutti gli effetti fanno un bellissimo effetto anche quando sono tutti insieme, soprattutto anche i colori che ci stanno assolutamente tutti. Quindi, quarta uscita, Bambi, trovate in edicola distribuita da Hachette, recuperatela e tra 14 giorni avremo Biancaneve, quindi anche quello arriverà sul canale. Naturalmente io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi fa piacere mettete un like, a voi non vi costa niente, per noi è molto molto importante e ci vediamo settimana prossima con un altro video di qualcosa che uscirà in edicola, non vi svelo ancora qualcosa. Grazie veramente a tutti, ciao!